Così. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Come anticipato dal titolo del webcast, oggi ci occuperemo dei controlli che i datori di lavoro sono chiamati ad eseguire sui propri dipendenti. Prima di guardare insieme quelle che sono le procedure indicate dalla guida pubblicata da Home Office lo scorso 18 giugno, faccio una piccola precisazione. Ormai a tutti noto che con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea si è posto fine alla libera circolazione dei cittadini europei nel Regno Unito. Questo ha comportato tra le varie conseguenze che i cittadini europei, solo i cittadini europei che sono in possesso del permesso temporaneo o permanente, ottenuto nell'ambito del New Settlement Scheme, quindi solo coloro che hanno ottenuto il settle o pre-settle status, oppure che sono in possesso, otterranno un visto secondo il nuovo sistema di migrazione a punti, possono, a partire dal 1 gennaio 2021, trasferirsi e iniziare a lavorare nel Regno Unito. Quindi, diversamente da quanto accadeva in passato, quando cioè il cittadino europeo per il sol fatto di essere tale poteva trasferirsi nel Regno Unito in qualsiasi momento e iniziare a lavorare, oggi, causa Brexit, le cose, come ormai a tutti noto, sono cambiate. Quindi, i cittadini europei che intendono trasferirsi qui dovranno o essere in possesso del settle o pre-settle status. Vi ricordo che però la presentazione delle domande si è chiusa lo scorso 30 giugno, oppure dovranno aver ottenuto o ottenere un visto secondo il nuovo sistema di immigrazione a punti. Ovviamente la tipologia di visto che è possibile richiedere varia a seconda del caso concreto, del caso specifico. Oggi però non ci occupiamo dei lavoratori, ma spostiamo l'attenzione sui datori di lavoro, sui loro obblighi. Per chi fosse però interessato a conoscere le tipologie di visto che è possibile richiedere, anche la procedura da seguire per poterli ottenere, vi rimando, vi rinvio a tutta una serie di webcast, sempre organizzati dal team di Ascheri, che potete trovare sul nostro canale di YouTube, in cui abbiamo appunto provato a spiegarvi le varie tipologie di visto e la procedura per presentare domanda. Come vi dicevo oggi, l'attenzione sarà sui datori di lavoro, quindi sugli obblighi che i datori di lavoro, sull'obbligo in particolare del datore di lavoro di controllare che il lavoratore abbia il diritto a lavorare nel Regno Unito. È chiaro che da sempre, vi è quest'obbligo in capo al datore di lavoro. La situazione oggi è un po' più complicata, più complessa proprio in seguito alla Brexit, perché è possibile infatti che un lavoratore europeo con un cittadino non europeo non abbia oggi il diritto a lavorare nel Regno Unito, proprio perché si è posto fine alla libera circolazione dei cittadini europei nel Regno Unito. A riguardo oggi proveremo, insomma, guarderemo insieme quelle che sono le procedure indicate da Home Office, pubblicate nella guida dello scorso 18 giugno, in cui si indica appunto ai datori di lavoro come devono eseguire questi controlli per accertare che i lavoratori abbiano il diritto a lavorare nel Regno Unito e per, insomma, mettersi al riparo da eventuali future responsabilità civili, penali ed amministrative. È necessaria ancora una precisazione perché la guida a cui faremo riferimento, che indica appunto queste nuove procedure di controllo, trova applicazione soltanto per i lavoratori assunti a partire dal 1 luglio 2021. Perché è importante questa precisazione? Perché dal 1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 è stata in vigore, si applicava una disciplina transitoria in forza della quale i datori di lavoro erano tenuti a controllare il diritto al lavoro del dipendente esclusivamente in base al passaporto o alla carta d'identità nazionale. Quindi,
per tutti quei contratti di lavoro iniziati prima del 30 giugno 2021, i datori di lavoro non erano tenuti a verificare eventuali visti o settle o preset status per quanto riguarda i cittadini europei. Era sufficiente che i cittadini europei potevano fornire come unica prova il passaporto o la carta d'identità nazionale. Ad oggi le cose sono cambiate perché appunto a partire dal 1 luglio i datori di lavoro dovranno verificare che i cittadini europei siano in possesso del settle o pre-settle status oppure di un sistema di un visto in base al nuovo sistema di immigrazione a punti. Chiariamo anche un altro aspetto che la guida precisa che non si è obbligati, il datore di lavoro non è obbligato ad effettuare controlli retrospettivi, o meglio, non è obbligato ad effettuare controlli sui lavoratori già assunti, sempre che questi siano stati controllati secondo la previgente disciplina, quindi la disciplina transitoria. Tuttavia, però, è fortemente raccomandato, consigliabile che i datori di lavoro aggiornino le loro procedure di controllo e che quindi si accertino effettivamente che i loro lavoratori, che lavoratori anche quelli già assunti, siano in possesso del settle o del pre-settle status. Prima di vedere nel dettaglio come deve essere eseguito un controllo, vi ricordo ancora che l'obbligo di effettuare i controlli sul diritto al lavoro dei dipendenti, dei lavoratori, sorge sempre in capo al datore di lavoro. Quindi, in concreto, il controllo potrà anche essere eseguito dal Dipartimento delle Risorse Umane oppure da chi all'interno dell'azienda si occupa di selezione o assunzione del personale, non è importante. Quello che è importante ricordare è che la responsabilità ultima è sempre in capo al datore di lavoro. Infine, ma non meno importante, vi ricordo ancora che soltanto se il controllo è eseguito secondo le modalità indicate nella guida di Home Office, il datore di lavoro potrà andare esente da responsabilità future, quindi potrà in qualche modo mettersi al riparo da future responsabilità. Questo che cosa significa? Significa che un controllo non cioè il mancato controllo o un controllo non eseguito secondo le modalità indicate dalla guida, che vedremo di qui a breve, espone di fatto il datore di lavoro a delle conseguenze che, come vedremo, non sono molto lievi, anzi, hanno delle importanti ripercussioni sul datore di lavoro e anche sullo svolgimento dell'attività lavorativa. Il controllo deve essere di regola effettuato, ma questa non è una novità, prima dell'assunzione del lavoratore. In particolare, per quanto riguarda i controlli da effettuare che saranno effettuati a partire dal 1 luglio, il datore di lavoro può scegliere due modalità. Può scegliere di fare un controllo cartaceo oppure un controllo online. La guida consiglia di preferire la modalità online, però bisogna anche tener conto che il lavoratore potrebbe non avere particolare dimestichezza con la procedura informatica e quindi, lungi dall'evitare discriminazioni, si sceglie la modalità cartacea. È una scelta poi del datore di lavoro e tenuto conto anche delle esigenze, delle circostanze e del caso concreto. Allora, vediamo come deve essere eseguita. Quindi vi consiglio di prestare particolare attenzione appunto a quelle che sono le indicazioni fornite da Home Office, proprio perché, come vi dicevo, solo se il controllo è conforme a quanto prescritto dalle linee guida, il lavoratore non incorrerà in responsabilità future. Quindi non basta, come vedremo, accertarsi o semplicemente prendere visione del settle, pre-settle, status o del visto. Se il datore di lavoro decide di effettuare un controllo cartaceo, quindi appunto sui documenti, che cosa dovrà fare? Dovrà innanzitutto richiedere al lavoratore i documenti necessari. La tipologia di documenti, cioè i documenti che dovranno essere richiesti, variano a seconda che il lavoratore abbia un permesso temporaneo a risiedere, quindi a lavorare nel Regno Unito, oppure un permesso permanente.
Nel primo caso, dovrete fare riferimento all'allegato A che trovate appunto in allegato alla guida di Home Office, nel secondo caso all'allegato B. Ovviamente nel caso in cui il lavoratore dovesse avere un permesso temporaneo, si consiglia, ma anzi, si è obbligati anche a ripetere secondo le stesse procedure il controllo sul lavoratore. Facciamo attenzione al fatto che la guida, precisa che nel caso di controllo cartaceo il datore di lavoro deve avere la materiale disponibilità dei documenti, quindi deve appunto possedere, avere con sé questi documenti in originale. Preciso però sul punto che lo scorso 14 giugno sempre Home Office ha pubblicato un aggiornamento precisando che i controlli sul lavoratore che saranno effettuati dal 1 luglio al 31 agosto 2021 potranno ancora, diciamo, essere, i documenti potranno ancora essere scannerizzati o comunque fotocopiati e inviati al datore di lavoro. Questo perché, visto che sono ancora in vigore le restrizioni causa Covid, potrebbe risultare complicato chiedere al lavoratore di presentare documenti in originale. Quindi, se i controlli sono effettuati, cioè per i controlli effettuati entro il 31 agosto, sarà ancora possibile di valido inviare al datore di lavoro una copia dei documenti richiesti. Non per forza bisogna presentare documenti in originale. Ovviamente dal 1 settembre le cose cambiano e il datore di lavoro dovrà avere appunto la materiale disponibilità dei documenti richiesti. Ottenuti i documenti necessari, è opportuno controllarli, verificarli alla presenza del lavoratore. Ovviamente anche qui il lavoratore potrà essere presente fisicamente con il datore di lavoro al momento del controllo, oppure collegato da remoto a distanza. In che cosa consiste il controllo del datore di lavoro? Consiste sostanzialmente nel verificare, in base a quelle che sono ovviamente le sue conoscenze, possibilità, che il documento sia genuino, che non si tratti di un falso, in particolare che i documenti siano presentati proprio dal lavoratore o comunque dal futuro lavoratore, da chi si intende assumere. Che la foto e la data di nascita corrispondano al lavoratore e che insomma il permesso non sia scaduto, che sia ancora valido. Una volta ottenuti, quindi effettuato questo controllo, il datore di lavoro dovrà estrarre copia dei documenti. La copia dei documenti deve essere conservata per tutta la durata del rapporto di lavoro e anche fino a 2 anni dopo la cessazione del contratto di lavoro, della fine del rapporto di lavoro. È importante che si dia prova del giorno in cui è stato eseguito il controllo. Quindi non è sufficiente scrivere a penna sui documenti fotocopiati, scannerizzati la data del controllo, ma bisogna appunto dar prova, una prova effettiva del giorno in cui il controllo è stato eseguito. Ad ogni modo, per essere certi di aver eseguito correttamente tutti i passaggi, è opportuno fare riferimento alla guida, alla Right to Work Checklist, che trovate sempre in allegato alla guida, dove sono indicati tutti i passaggi che dovrete seguire nel caso in cui scegliete o optate per il controllo cartaceo. Che cosa invece bisogna fare nel caso in cui si scelga il controllo online? Allora, in questo caso, innanzitutto ricordiamo che il controllo online al momento è possibile soltanto se il lavoratore sia in possesso di un permesso di residenza biometrico, di una carta di residenza biometrica, del presetto, lo settled status, di un visto o di un permesso per lavoratori frontalieri. Queste sono le uniche ipotesi in cui al momento è possibile il controllo online sul diritto al lavoro. Nel caso in cui si scelga appunto la modalità di controllo online, il primo passo, diciamo così, dovrà essere compiuto dal lavoratore, che dovrà generare sulla pagina gov.uk, ovviamente dedicata al proprio profilo, dovrà generare un codice, il cosiddetto share code. Allora, si faccia attenzione al fatto che lo share code
può essere generato anche per altre finalità, ad esempio per il landlord, per dargli appunto prova di avere il diritto a vivere nel Regno Unito. Il sistema vi darà appunto delle opzioni, bisognerà scegliere quella dedicata appunto alla finalità del controllo sul diritto al lavoro. Quindi sarà generato questo codice che potrà essere condiviso proprio sempre dalla pagina internet di Gov.uk, potrà essere inviato via email al datore di lavoro. Una volta ottenuto lo share code, il datore di lavoro che cosa dovrà fare? Dovrà sempre collegarsi, lo share code ha una validità di 30 giorni. Ottenuto lo share code, il datore di lavoro dovrà collegarsi sempre alla pagina di gov.uk, dedicata ovviamente nella pagina relativa alla visualizzazione dei dettagli del dipendente, del lavoratore, e insieme alla data di nascita dello stesso, potrà verificare lo status del dipendente o del futuro dipendente. Che cosa gli mostrerà questa pagina? Da questa pagina ovviamente ci sarà la foto, comparirà la foto del dipendente, del lavoratore, sarà indicato anche il permesso, se è temporaneo, permanente, se ci sono ad esempio delle limitazioni ad alcune tipologie di lavoro, per cui magari il lavoratore potrebbe non essere adatto, comunque non potrebbe svolgere determinati lavori perché è soggetto a delle limitazioni. Quindi una schermata anche abbastanza semplice in cui si mostra lo status del lavoratore. È importante però che questo controllo, cioè che il datore di lavoro acceda a questa pagina, alla presenza del lavoratore. Anche qui, presenza del lavoratore può essere fisica, quindi nello stesso logo del datore di lavoro oppure da remoto. Però è importante che il controllo avvenga alla presenza del lavoratore. Quindi, affinché il controllo sia conforme a quanto prescritto dalle linee guida, il datore di lavoro non può semplicemente accedere alla pagina e verificare o guardare, comunque controllare le informazioni, dovrà appunto controllarle alla presenza del lavoratore. E anche in questo caso, il controllo consiste appunto nel verificare che tutti i dati corrispondano alla persona lavoratore e che a presentare domanda sia proprio la persona che si intende assumere. Anche in questo caso, anche per la procedura online, è importante dar prova del giorno in cui è avvenuto il controllo. Quindi si consiglia, è opportuno che magari stampare la pagina online in formato PDF, rendendo anche visibile la data in cui il controllo è eseguito, e conservare tutta la documentazione per tutta la durata del rapporto di lavoro fino a 2 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Chiarita quindi la procedura online o cartacea da seguire, vediamo insieme alcuni aspetti che potrebbero dar vita a qualche dubbio. Perché ci si chiede, ma che cosa allora succede nell'ipotesi in cui il datore di lavoro assunto un lavoratore prima del 30 giugno, quindi immaginiamo che io datore di lavoro abbia assunto un lavoratore prima di questa data, però il mio lavoratore ha il lavoratore ha presentato domanda per l'EU Settlement Scheme a pochi giorni, insomma, a ridosso della scadenza, quindi non conosce ancora l'esito. Che cosa fare in questi casi? Ovviamente resta fermo il fatto che il datore di lavoro deve aver condotto i controlli su quel lavoratore, secondo la previgente disciplina, quindi deve dar prova di aver controllato passaporto o carta d'identità nazionale. In questi casi, però, immaginiamo che appunto il datore di lavoro ha aggiornato la procedura, quindi chiede al lavoratore il settle o il pre-settle. In questo caso il lavoratore non ha ancora l'esito, ha presentato domanda, il datore di lavoro deve innanzitutto chiedergli il Certificate of Application, quindi che appunto dà prova dell'avvenuta presentazione della domanda. Dovrà però il datore di lavoro, appunto per avere, diciamo così, una scusa legale, quindi per mettersi al riparo dalle responsabilità future, dovrà contattare l'Employer Checking Service, che gli invierà diciamo una sorta di nota sul lavoratore, e se la nota è positiva, quindi questo servizio conferma che il
il lavoratore ha presentato domanda ma non ha ancora ricevuto un esito, oppure immaginiamo l'ipotesi in cui il lavoratore ha presentato domanda però ha avuto anche l'esito, avverso il quale ha presentato però ricorso. Quindi se queste notizie sono confermate dal servizio dell'employer checking, se la nota quindi è positiva, il lavoratore potrà continuare a lavorare per i successivi 6 mesi. Per i successivi 6 mesi, il datore di lavoro quindi non avrà responsabilità al riguardo, però al termine dei 6 mesi dovrà rieffettuare il controllo e diciamo, dopo questo termine il lavoratore dovrebbe essere in grado di dar prova di aver ottenuto una risposta, quindi di aver risetto l'OPP, risetto il status. Ovviamente queste sono delle condizioni che possono verificarsi se il lavoratore è stato assunto prima del 30 giugno. È chiaro che però se queste situazioni dovessero verificarsi per i lavoratori assunti dopo il 1 gennaio, o meglio, che dovrebbero essere assunti a partire da questa data, il datore di lavoro deve posticipare l'assunzione fino a quando il lavoratore non sia in grado di presentare tutta la documentazione necessaria. Queste, insomma, sono le notizie più importanti che si ricavano dalla guida. Vorrei concludere con quelle che sono le conseguenze che scaturiscono dall'assunzione di un lavoratore irregolare. Come vi ho anticipato già all'inizio del webcast, la responsabilità per il controllo è sempre in capo al datore di lavoro e il datore di lavoro, in caso di mancato controllo, di controllo non conforme alle prescrizioni di legge, quindi a quanto stabilito dalla guida di Home Office, incorrerà in sanzioni di carattere civile, penale e amministrativo. In particolare, per quanto riguarda le sanzioni civili, è prevista una sanzione fino ad un massimo di 20.000 sterline per ogni lavoratore irregolare assunto. Si badi bene che la condanna per l'assunzione irregolare di un lavoratore comporta anche la decadenza, cioè comporta anche l'impossibilità per il datore di lavoro per il futuro di fare da sponsor a lavoratori stranieri. Un'altra precisazione, a mio avviso molto importante, è ricordare anche che quando parliamo di lavoratore irregolare, in questa categoria rientrano anche le ipotesi in cui si assuma un lavoratore che ha ottenuto un visto diverso rispetto alla mansione per la quale lo si sta impiegando. Quindi se io assumo un lavoratore per una determinata mansione che non corrisponde a quella per la quale lo stesso ha ottenuto il visto, anche in questa ipotesi ricadiamo nell'ambito del lavoro irregolare. Oltre alla responsabilità civile, il datore di lavoro può incorrere anche in responsabilità penale. È prevista infatti una multa e la condanna alla reclusione fino a un massimo di 5 anni e oltre ovviamente la responsabilità penale, vero, sorge non solo in capo al datore di lavoro, ma anche allo stesso lavoratore che diciamo, rischia il sequestro dei salari. Il reato in particolare si configura quando il lavoratore è a conoscenza del fatto di essere interdetto dal lavoro a causa appunto del suo status di immigrato, in particolare quando sa di non essere in possesso del permesso perché non l'ha ottenuto, perché gli è stato negato o perché lo stesso non è valido, oppure perché aveva delle limitazioni, delle restrizioni rispetto al lavoro per cui è stato assunto. Infine, vi ricordo che queste previsioni, cioè quindi le conseguenze che appunto possono scaturire dall'assunzione di un lavoratore irregolare, riguardano non soltanto i lavoratori dipendenti, ma anche i liberi professionisti. Io con questo avrei concluso. Spero di avervi dato una panoramica quantomeno generale di quelle che sono le novità in tema appunto di controlli sul diritto al lavoro dei dipendenti. Se avete dei dubbi o se necessitate anche di assistenza nella procedura di controllo, potete contattarci, scriverci un'email o contattarci attraverso i nostri canali. Prima di salutarvi, vi ricordo che domani c'è l'ultimo appuntamento con la formazione di Ascheri, poi ci fermeremo per la pausa estiva e ci rivedremo a settembre. Io vi ringrazio per averci seguito, per esservi collegati e vi auguro una buona serata.